mm -hmm. Anche che il povero fratello avesse bisogno di tante fanciulle. Certo, tutti i miei fratelli si prendevano le fanciulle che volevano nei tempi felici. Il palazzo commentava con benevolenza le storie d'amore dei figli del re e le fanciulle, per lo più degli strati più bassi, anche schiave, non si sentivano né offese né particolarmente nobilitate dal desiderio dei miei fratelli. Ettore, per esempio, si conteneva il suo possente corpo maldestro preferiva riposare e abbiamo guardato tutti con ammirazione come lui poi totalmente in contrasto con la sua inclinazione si allenasse per la guerra e per andromaca senza distinzione come riuscì a correre dei quando achille la bestia gli dette la caccia intorno alla fortezza nessuno di noi veggente o portavoce dell'oracolo quella sera è stato anche solo sfiorato dall'ombra di un sospetto. Al centro dell'attenzione non stava Umelo, né Pari di oramai, e neppure l'ospite Menelao. Il palazzo puntava gli occhi su Briseide e Troilo, la coppia per eccellenza. Chiunque guardasse i due, sorrideva istintivamente. Briseide era il primo amore di Troilo, e nessuno poteva avere dubbi se lui diceva che sarebbe stato anche l'ultimo. Briseide non molto più grande ma più matura di lui, sembrava controllare a stento la sua felicità da quando suo padre ci aveva abbandonati, non era più, non era più stata serena. Enone invece, una bellezza molto flessuosa di cui colpiva innanzitutto il collo, un collo di cigno su cui poggiava la testa ben modellata. Enone, che pare di essere portato dalle montagne e che, che era adorata dalla gente della cucina sembrava abbattuta serviva a tavola erano stati assegnati la coppia reale e l'ospite vidi che doveva costringersi a sorridere nel corridoio la sorpresi a vuotare d'un sorso un calice di vino mi era già cominciato il tremito ma riuscivo ancora a soffocarlo non degnai di uno sguardo le figure che ci giravano intorno e chiesi a Enone che cosa avesse il vino e il dispiacere avevano spezzato via la soggezione nei miei confronti. Paride era malato, disse, con labbra pallide e nessuno dei suoi rimedi poteva essere utile. Enone che, secondo l'opinione della servitù nella vita precedente, doveva essere stata un'anaide, era esperta di tutte le piante e del loro effetto sull'organismo umano. La maggior parte dei malati del palazzo andava da lei. La malattia di Paride le era sconosciuta e le faceva paura. Lui la amava, di questo aveva segni incontrovertibili, ma tra le sue braccia invocava il nome di un'altra donna. Elena, Elena, gli era stata promessa da Afrodite. Ma si è mai sentito che Afrodite, la nostra cara dea dell'amore, spinga verso un uomo una donna che lui non ama affatto, che non conosce nemmeno? Che, vuolo, che vuole solo possedere perché a quel che si dice è la più bella di tutte le donne, perché tramite il possesso di lei diventerà il primo di tutti gli uomini. Molto chiaramente udì dietro la voce trepidante di Enone, la rauca, penetrante voce di Omelo e il mio tremito interno si fece più forte, come accade a chiunque, il corpo mi dava dei segni. Diversamente dagli altri, sopra quei segni non ero capace di passare, temendo una sciagura. Rientrai nella sala da pranzo, dove gli uni erano diventati sempre più silenziosi, gli altri, partigiani di Eumelo, più chiassosi e impudenti. Paride, che aveva già bevuto troppo, strappò a Enone un altro calice di vino che trangugiò d'un fiato, dopodiché. Attaccò discorso col greco Menelao, che gli sedeva accanto, sulla sua bella moglie. Elena. Menelao, un uomo sobrio, non più giovane, tendente alla pinguedine e alla calvizie, che non cercava lite, diede cortesi informazioni al figlio dell'ospite. Finché le domande di quello divennero così insolenti che Ecuba, con insolita ira, proibì al figlio impertinente di parlare. Nella sala si fece un silenzio di tomba. Solo Paride balzò in piedi. Gridò. Come? Lui doveva tacere? Di nuovo? Ancora? Farsi piccolo? Invisibile magari? Ah no? Quei tempi sono passati. Io Paride, non sono ritornato per tacere. Io Paride, sono quello che va a riprendere la sorella del re nemici. Ma se mi sarà rifiutata, ce n'è un'altra più bella di lei, più giovane, più nobile, più ricca. Sappiatelo, mi è stata promessa. Mai prima d'allora nel palazzo di Troia aveva regnato un silenzio simile. Ognuno sentì che un limite, rispettato fino ad allora, in quella circostanza fu violato. A nessun membro della nostra famiglia era mai stato consentito di parlare a quel modo io però io sola vidi ma vidi come accadde sentii sperimentai sì questa è la parola giusta giacché fu un'esperienza e lo è quando vedo quando vidi ciò che prese l'avvio in quell'ora Fu la nostra rovina! Al resto del tempo, una cosa che non auguro a nessuno! E gelo di tomba! Estraneazione definitiva parve verso me stessa e eh, verso chiunque, fino al momento in cui l'orribile tormento in forma di voce si aprì la strada fuori di me, attraversandomi e straziandomi e allentando infine ogni vincolo! Una vocina d'un sibilo, d'un sibilo da ultimo respiro che mi gela il sangue nelle vene e mi fa rizzare i capelli, che via via che si ingrossa, si fa più robusta, più terrificante, spinge tutte le membra a diminarsi, a dibattersi, a scagliarsi via da sé. Ma di questo la voce non si cura, libera si protende al di là di me, grida, 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 ahimè, grido, ahimè, ahimè, non fate partire la nave. Poi mi cadde il, il sipario davanti ai pensieri. La gola si spalancò. Buio. Precipitai. Devo aver messo un gorgoglio raccapricciante. Forse la schiuma si è venuta, mi è venuta alla bocca. A un cenno della madre, le guardie, uomini di Eumelo, probabilmente mi hanno afferrato per le ascelle e trascinato fuori dalla sala, dove ancora doveva esserci un silenzio, tale da poter sentire lo strascichio dei miei piedi sul pavimento. I medici del tempio mi si saranno accalcati attorno. Senza ammettere none. Probabilmente mi hanno rinchiusa nella mia stanza. Ai convitati turbati. Sarà stato detto che avevo bisogno di riposo, che dovevo tornare in me, che l'incidente era insignificante. Con la rapidità del vento si sarà diffusa fra i fratelli la voce che ero pazza! Il popolo così mi è stato riferito. Festeggiò di buon mattino la partenza di Menelao e contemporaneamente quello della terza nave e si accalcò per spartirsi carne sacrificale e pane. A sera in città c'era gran baccano nel, nel cortile interno su cui dava la mia finestra non penetravano suoni, tenevano tutti gli accessi sbarrati. Il cielo che fissavo dalla finestra era per me di un nero fittissimo, sia di giorno che di notte. Non volevo mangiare. Partena la nutrice mi somministrava latte d'asina a piccoli sorsi. Non volevo nutrire questo organismo. Volevo affamare disseccare questo corpo delittuoso dove aveva sede la voce della morte. In sania, come fine del tormento della finzione. Oh, l'assaporai intensamente. Mi ci avvolsi come in un panno pesante, lasciai che mi pervadesse strato dopo strato. Mi fu nutrimento e bevanda, latte scuro, acqua amara, pane secco. Ero ricaduta sopra di me, ma non c'era nessun me. Dover preferire ciò che annienterà, spavento aggiunto a spavento. Non riuscivo a smettere di indurmi alla pazzia, gola pulsante che mi vomitava e aspirava, vomitava e aspirava. Per quanti sforzi facessi, non mi riuscì di muovere un dito, ero senza fiato. Cercavo l'aria affannosamente, ansimavo. Il cuore mi batteva forte e a folle velocità, come battono i cuori dei lottatori dopo la gara, e dentro di me era in corso una lotta. Me ne accorgevo bene: due nemici per la vita e per la morte avevano scelto come campo di battaglia lo spento paesaggio della mia anima. Solo la pazzia mi proteggeva. Dall'insopportabile do dolore che altrimenti i due mi avrebbero causato. Così mi tenevo ben stretta la pazzia ed essa a me, nel più profondo del mio intimo, là dove essa non penetrava, resisteva una coscienza delle mosse e delle contromosse, che mi concedevo più su un tratto umoristico. In ogni pazzia, chissà riconoscerlo e usarlo. Ha vinto. Venne Ecuba, severa. Priamo, preoccupato. Le sorelle, timorose. Partena, la nutrice, compassionevole. Marpessa, chiusa in sé. Nessuno mi giovò. Per tacere della solenne perplessità di panto mi lasciai sprofondare più giù, per prova, con minuscole spinte. Molto, molto sottile era il legame con questi di qui. Poteva spezzarsi una voglia orrenda. Dovevo rischiare di dare ancora più spazio ai volti mostruosi, di ritrarre ancora di più i miei sensi. Non è un gioco, non voglio che sembri così. Si paga per il viaggio agli inferi, luoghi abitati da figure che nessuno si aspetta di incontrare. Ululavo, mi voltavo nella mia sporcizia, mi graffiavo il viso, non permettevo a nessuno di avvicinarsi. Avevo la forza di tre uomini, inimmaginabile quale forza contraria essa aveva compreso in precedenza. Arrancavo contro le pareti fredde della mia stanza che all'infuori di un mucchio di vecchi ravi secchi era stata svuotata. Quando mangiavo qualcosa, mandavo giù animalescamente. Con le mani avevo i capelli arruffati e zozzi. Nessuno, nemmeno io, sapeva come sarebbe finita. Oh, ero ostinata. Investì con urla anche la figura che entrò un giorno. Si rannicchiò in un angolo e rimase lì più a lungo di quanto riuscì a resisterle la mia voce. Ero ammutoluita da un bel po'. Quando la sentii dire: Non è così che li punisci questi. Furono le prime parole umane dopo tanto tempo e ci misi un'enormità a capirne il significato. Allora cominciai a urlare. La figura sparì di notte, in un attimo di lucidità. Non seppi se era davvero là o apparteneva anch'essa ai visi della pazzia che mi circondavano. Il giorno dopo ritornò, proprio così. Era a risbe. Non ripeté mai quello che avevo detto il giorno prima e così mi lasciò capire che sapeva che avevo capito le sue parole. Avrei desiderato strozzarla, ma era forte quanto me e senza paura. Non tradendola, mi ero accorta benissimo che partena la nutrice e l'aveva fatta entrare di nascosto, mostrai di aver bisogno di lei. Evidentemente riteneva che fosse in mio potere liberarmi della pazzia. La insultai sconciamente per questo. Lei trattenne la mano con cui cercai di colpirla e disse con durezza: Basta con l'autocommiserazione. Tacqui subito. Non si parlava con me a quel modo. Riemergi, Cassandra disse. Apri il, apri il tuo occhio interiore. Guardati! Le soffiai contro come un gatto, se ne andò e poi guardai, non subito, aspettai che fosse notte, che giacessi sui rami secchi e scricchiolanti, ricoperta da una coltre che forse aveva messo Enone. Dunque tolleravo i nomi, Enone, una di loro mi aveva giocato un brutto tiro. Mi aveva portato via l'amato fratello Paride, il bel biondo, che senza le arti magiche di quella ninfa palustre avrei potuto attirare a me. E non nella carogna. Doleva, sì, doleva. Emerse ancora un pochino, per contemplare il dolore. Gemendolo tollerai. Ficcai le unghie nella coltre. Mi ci afferrai in modo che il dolore non mi risucchiasse via. Ecuba, Priamo, Pantò, tanti nomi al posto di inganno, al posto di discriminazione, al posto di misconoscimento. Come li odiavo! Come volevo fargliela pagare? Bene, disse a Risbe, che era di nuovo lì, stai badando un po' a te? Perché a me? A chi l'ho fatto del male? Io? La debole? A tutti costoro che sono più forti di me? Perché li hai lasciati diventare forti? Non capivo la domanda. La parte di me che di nuovo mangiava e beveva, che di nuovo si chiamava io, non capiva la domanda. Quell'altra parte, che aveva preso il sopravvento nella pazzia, che io ora reprimevo, non era più interrogata. Non senza rincrescimento mi liberai della pazzia, non senza stupore il mio occhio interiore vide emergere una figura sconosciuta dalle acque scure che defluivano, la riconoscenza che dovevo. E anche manifestavo ad arisbe, conteneva un granello non irrilevante di ingratitudine e di rivolta e lei non sembrava aspettarsi altro. Spontaneamente un giorno si dichiarò superflua e quando io d'impeto dissi che non avrei dimenticato quello che aveva fatto per me replicò asciutta Sì, lo farai. Mi ha sempre infastidito quando altri sapevano o credevano di sapere su di me più di quanto ne sapessi io. Su di me esse non avevano visto chiaro tanto presto, mi ha raccontato Arisbe anni dopo, dove avrebbero dovuto puntare sulla mia tendenza alla conformità con i potenti o sul mio desiderio di stima. Esse c'erano già. E cercavano di veder chiaro su di me. Non essere infantile, disse Arisbe. Ammettilo. Hai mirato per troppo tempo a ottenere entrambe le cose. Bene, era così. Finalmente torna alla vita, sentivo gli altri dire. Il che significava da loro nella trappola. Nella quotidianità del palazzo e del tempio con le loro usanze che mi sembravano bizzarre e innaturali come le abitudini di una specie sconosciuta d'uomini. Quando per la prima volta tornai a raccogliere nella patera il sangue di un agnello presso l'altare di Apollo Timbreo, il senso di quell'atto mi era completamente sfuggito. Credetti con angoscia di partecipare a un sacrilegio. «Sei stata molto lontana», Cassandra disse pantò che mi osservava. Peccato davvero che al ritorno si ritrovino sempre le stesse cose. Fino a quel momento, fino a quell'unica frase, mi era sembrato ancora più impenetrabile capi rapidamente perché Troia non era più un piacere essere un greco. Gli uomini di Eumelo erano al lavoro, avevano fatto proseliti tra gli scrivi di palazzo e i servi del tempio. Avremmo dovuto amarci anche spiritualmente. Se il greco ci attaccava, l'armamento spirituale consisteva nella diffamazione del nemico. Già si parlava di nemico, prima ancora che un solo greco fosse mo montato su una nave e nella diffidenza verso chi era sospettato di fare il gioco del nemico. Pantò il greco, briseide figlia del rinnegato calcante, che la sera piangeva spesso nella mia stanza da letto. Lei si sarebbe separata da Troilo per non metterlo in pericolo, ma era lui che non la lasciava andare. A un tratto ero la protettrice di una coppia minacciata. Il mio giovane fratello Troilo, il figlio del re, era da ne da ne trattato da nemico perché si era preso un'innamorata di suo gusto, fatto inconcepibile. — Ah! disse il re Priamo, male, male! Ecopa disse, ma tu dove dormi, quando quei due passano la notte da te? — Mi offrì di andare nella sua stanza da letto, in segreto.